La lunga marcia per l'Aquila ha fatto tappa anche nelle zone terremotate del nord di Marciano. L'iniziativa, al suo secondo anno, ha come obiettivo quello di manifestare da un lato l'urgenza di una ricostruzione rapida, dall'altro di sensibilizzare le comunità sul tema della prevenzione del rischio sismico. A Spina sono stati accolti dai cittadini e dal comitato 15 dicembre. Abbiamo conosciuto questi carissimi amici che hanno organizzato questa marcia per l'Aquila e che praticamente alcuni sono di origine emiliana, della zona del Modenese, colpita anche questa zona dal terremoto. Abbiamo scambiato delle esperienze, sostanzialmente abbiamo visto che il terremoto quando arriva non fa distinzioni e che i problemi che nascono dopo per la ricostruzione sono comuni a tutti. Come comuni a tutti sono anche le difficoltà di far capire a chi amministra che c'è necessità di intervenire e di intervenire presto, perché il tempo non aiuta, il tempo complica i problemi, esaspera le persone, aumenta la disperazione e quindi ci vuole una partecipazione corale, attiva e fattiva perché la gente possa rientrare dentro casa. Alla lunga marcia per l'Aquila, come prima episodio, è nato nel 2012 e per tenere alta, diciamo, l'attenzione sulla necessità di ricostruire l'Aquila, il centro storico dell'Aquila, come fatto quasi di civiltà che riguarda tutti gli italiani e non solo gli aquilani, non solo gli abruzzesi. Da lì è nata una riflessione: non basta ricostruire, bisogna prevenire. Prevenire sia dal punto di vista diciamo, dei rischi che si corrono durante il terremoto, dal punto di vista dei comportamenti che vanno tenuti, ma prevenire con la messa in sicurezza di tutto quel patrimonio edilizio esistente che non è costruito con i sistemi antisismici. Noi diciamo, chi fa un investimento di questo genere, anche se oneroso, deve essere esentato al 100%, perché non lo fa solo nei propri interessi, ma lo fa nell'interesse della comunità. Perché prevenendo si spende di meno che non ricostruendo. Cioè, se uno, prima di tutto non c'è i morti, ma poi anche le spese che devono essere sostenute poi a carico pubblico sono di minore entità. Noi abbiamo un'altra idea anche, che è quella, abbiamo la presunzione di pensare che il piccolo investimento diffuso sul territorio, cioè ogni cittadino che ha voglia di mettersi in sicurezza il proprio immobile, che sia industriale, che sia civile, può stimolare in modo positivo la crescita economica, un volano per la crescita economica dal basso. Cioè, nei piccoli, in modo diffuso nel territorio, si possono creare le condizioni perché ci sia una filiera di lavoro che può essere l'architetto, il geometra, la piccola impresa edile locale e poi dopo naturalmente dietro ci sta tutto quello che deve stare quando metti a posto una casa, qui ci sarà l'idraulico, l'imbianchino, l'elettricista. Quindi un volano per la ripresa economica. Attenzione però noi diciamo, e questo è uno dei pregi, un volano, una ricostruzione, un investimento che è facilmente controllabile dalle autorità locali. Non è la grande opera che viene calata dall'alto, non è la grande impresa che sai che arriva sul territorio ma non sa esattamente quali sono le proprie origini. Abbiamo le imprese locali, facilmente controllabili, facilmente contestabili eventualmente, quindi un controllo del territorio che è interesse delle autorità locali. Questo è il grande spirito. Ecco, noi crediamo in questo. Con questi amici abbiamo scambiato delle opinioni, delle idee, abbiamo scoperto che ci sono comuni che anche se stanno al nord sono dimenticati quanto noi e con questi adesso entreremo in contatto, forse studieremo, interpelleremo anche il sindaco al riguardo e di fare anche un gemellaggio per scambiare queste esperienze e soprattutto perché l'evento terremoto, che generalmente è un evento fortemente negativo, possa diventare un'occasione attraverso questa solidarietà che nelle nostre zone è sempre esistita, ma questa riscoperta della solidarietà porti a una ricostruzione e a una possibilità di integrazione anche con gli amici della vicina Emilia, dell'Aquila e di altre zone che hanno avuto questa triste avventura. Per Spina dobbiamo far partire questo PIR. La sigla è Progetto Integrato di recupero, mi sembra se non vado errato, o programma integrato di recupero.
Vorrei che non diventi una sigla di un qualche cosa che non si sa quando inizia e quando finisce. Questa per adesso è la nostra preoccupazione. Il PIR di Spina ha necessità di essere perfezionato, ha necessità di partire, bisogna fare in modo che non si perda più tempo, perché il tempo che si è perso non si può recuperare e la disperazione della gente non la dobbiamo far aumentare, perché poi è difficile ragionare con chi ha un senso di disperazione nell'anima. Speriamo che i nostri politici tutti abbiano questa sensibilità e questa volontà di fare le cose presto e bene.